capito? Raccomandano il gancio sinistro a Bundu e in effetti in un replay abbiamo visto proprio un sinistro di Bundu a segno in mezzo a una serie di avvi. Consiglio che può essere giusto secondo Nino Benvenuti? Assolutamente, quel gancio sinistro è di grande effetto e Bundu lo sa portare molto molto bene. A Firenze tifo alto per Leonard Bundu, in Sardegna Quartus Sant'Elena, tifosi naturalmente che staranno seguendo Luciano Abis. Inizia la terza ripresa e qui ci sarà da valutare fino a quanto riusciranno a mantenere i due pugili questa intensità. Adesso stanno legando un po' di più e c'è però una ferita al volto di Leonard Bundu, attenzione, sangue che scende copiosamente dalla testa di Leonard Bundu. Chissà se grazie alla replay avremo modo di rivedere se si è trattato di un colpo o di qualcos'altro. È stata una testata molto involontaria, ma una testata che ha squarciato veramente il... non si può più continuare. E qui finisce Ireneo Sturla indicano con la testa il medico Ireneo Sturla. E beh, la ferita è evidente. Guardate quanto sangue sul corpo di Leonard Bundu, che vorrebbe forse in qualche modo continuare. Il medico è costretto a spiegargli bene quale sia la situazione, anche perché è una ferita, come ho visto e ha fatto segno anche Sturla, a croce, c'è in orizzontale e verticale il taglio. Non so se con il replay avremo modo di rivedere il momento. E qui guardate qua, grazie a Umberto Orti. E beh, la ferita è brutta in effetti. Sì, assolutamente, una brutta ferita profonda, larga, involontaria, questo bisogna dirlo. È un peccato perché avremmo potuto assistere questa sera ad un combattimento intensissimo, perché hanno iniziato subito con dei colpi potenti. Eh sì, c'è la testa. Entrambi però si sono scontrati alla stessa maniera. E poi vedete il sangue sul volto di Luciano Abis, sulla tempia sinistra, proprio si sono incontrati con la testa. Ne ha avuto la peggio Leonard Bundu, bronzo ai mondiali dilettanti a Houston nel 1999. Uno scontro involontario che ha interrotto per voi telespettatori un match molto bello, intenso. Un match che ci avrebbe veramente soddisfatto, con due campioni di grande valore. E sentiamo l'angolo perché sta chiedendo spiegazioni. Per raccogliere tutti i documenti l'arbitro, che è Paolo Giovanni. Attenzione. Pari tecnico. Pari tecnico. Quello che abbiamo detto. Pari tecnico. Diciamo che rimangono imbattuti, però è giusto, dice Nino Benvenuti. Sì, era così che avrei voluto forse il verdetto, così è stato, perché nessuno dei due meritava una sconfitta. Quindi li rivedremo ancora a combattere per un titolo italiano che è ancora vacante e senza un campione in carica. Ci sarà da valutare quello che accadrà naturalmente a livello di eventuali strascichi su questa decisione, che comunque a noi, Benvenuti, appare tutto sommato giusta per quello che hanno fatto vedere i due pugili in queste prime due riprese. È chiaro che si può sindacare sul punto in più in una ripresa piuttosto che sul punto in meno nell'altra, ma dal punto di vista complessivo invece direi che sia Leonard Bundu che Luciano Abis ci avevano fatto vedere che questo sarebbe stato un match importantissimo, sarebbe stato un match vero e soprattutto combattuto fino alla fine. Peccato per i nostri telespettatori, peccato per il pubblico italiano, che aveva l'opportunità di vedere due pugili italiani assolutamente a contendersi un titolo prestigioso come quello dei pesi welters e prepararsi poi per conquiste molto più